Cominciamo a rompere le uova in un contenitore, dopodiché con un frullino le andremo a sbattere. Ora aggiungiamo lo zucchero un po' alla volta. Mettiamo il lievito nella farina e lo mischiamo bene con un cucchiaio. Aggiungiamo la farina con il lievito alle nostre uova. L'impasto deve risultare così, una crema morbida. Mettiamo una carta forno sulla teglia del forno e aggiungiamo l'impasto. Poi va tutto in forno per 15-20 minuti a 180 gradi con forno statico. Nel frattempo prepariamo anche la crema. Mettiamo il mascarpone nella ciotola e ci aggiungiamo 2 cucchiai di crema di nocciole, ma potete mettere anche la Nutella a vostro piacimento. Con un frullino mischiate tutto per bene. Nella tazza di latte mettiamo il caffè, praticamente viene un caffè latte. Dopo aver tirato fuori il nostro rotolo dal forno, per toglierlo mettiamo ancora una carta forno sopra e lo rigiriamo. Dolcemente togliamo la carta. Vedete come viene via bene? Spennelliamo il tutto con il latte e caffè. Lì cercate di regolarvi voi perché il rotolo assorbe tanto, quindi regolatevi voi, deve essere bello morbido. E aggiungiamo la nostra crema che abbiamo preparato con il mascarpone. Per rigirarlo ci aiutiamo con la carta forno e poi alla fine anche un po' con le mani. Una bella spolverata di zucchero a velo. Con la crema avanzata decoriamo il nostro rotolo in questo modo o a vostro piacere. Vi assicuro che è buonissimo, è sparito subito tutto in un attimo. Per dargli un tocco così di raffinatezza possiamo anche mettere del topping al cioccolato oppure lasciarlo anche semplicemente solo con una fetta così come all'inizio.